Ciao amici, oggi, prima di andare a mensa, ascolteremo una bella storia. Una persona speciale ci aiuterà a scoprire i segreti di un menù che viene da un altro paese e che poi gusteremo insieme. Faremo così il giro del mondo seduti a tavola. Quindi buongiorno bambini, benvenuti! Grazie! Ok, io mi chiamo Shan Ying, sono la mediatrice linguistica e culturale cinese. Il mio lavoro è di aiutare le famiglie cinesi per comunicare con le scuole italiane. Allora, io vengo dalla Cina. Voi sapete dov'è la Cina? In Asia. Sì, in Asia, bravo! È un paese lontano o vicino all'Italia? Lontano, ma quanto lontano? Ogni volta quando vado a casa, la mia città è Pechino, il capitale della Cina. Quando vado in Cina prendo aereo e ci vogliono 9 ore per volare là. Quindi è un paese lontano. Allora, in questo paese così lontano là, che cosa si mangia? Cosa mangiano? Indovinate un po', sushi. Sushi è in Giappone. Riso, bravi! Mangiamo riso, mangiamo pasta, pane cinese. Il primo piatto che facciamo oggi si chiama il riso cantonese. E questo è un piatto originato dalla cucina in sud Cina. Di riso cantonese, il nome Canton, infatti, è un nome di una provincia molto sud in Cina. Quindi il piatto riso cantonese è fatto proprio da riso, piselli, prosciutto e le uova. Quindi oggi lo facciamo insieme, va bene? Sì. Ok, provate anche voi. Toccare, a vedere o a usare un po' di ingredienti spezie cinesi. Cosa questa, sono queste cose? Questa è la soia. La soia, bravo. Questo è il pepe. E il pepe è proprio il pepe cinese, bravo. Queste sono le alghe. Questo è lo zenzero. Questo è anice stellato. Cos'è? Avete delle domande da chiedermi? Sì. Cos'è il Qiankang? Ah, e questo è aceto cinese, non vi ho dimenticato di dire. Questo è aceto cinese, annusate un po'. È uguale a quello di italiano? No. No? È più forte? Sì, molto più forte. Sì. Non so come spiegare il gusto. È un aceto di vino come il nostro o è diverso? E questo aceto è fatto dal riso glutine e senza alcol. Io penso che l'aceto qui in Italia è fatto dal vino, quindi questa è la differenza. Sì, cos'è dimmi. Questo? Questo è la salsa di soia, è uguale questo a quello. Qua. Sì, questo sì. Io ho comprato al negozio cinese qua a Parma, però la marca è uguale a quello che usavo a Pechino, mi piace molto. Se volete annusare, forse perché salsa di soia ci sono diversi tipi. Non so se questo è uguale aspra. A quello. Aspra? Un po' sì. Dolcetto o no? Provate. Quando lo fa? È dolciastro. Forte. Nella cucina in nord Cina si usa di più salsa di soia, invece nella cucina in sud Cina molto meno, perché il gusto della cucina in sud è più agrodolce, è più vicino al vostro gusto.
Per questo oggi facciamo il piatto di riso cantonese che è più vicino al gusto occidentale e per voi è più facile adattare. Che ce l'ho fatta. È giusto, proprio così. In Cina, a chi serve? Cina la gente mangia piuttosto con i piatti e forchette, mangiano con le pacchette, come fate tu, voi adesso. Dai, fate una gara di prendere i piselli con le pacchette, vediamo chi è più bravo di prendere di più piselli. Bravissimi, guarda. Sono bravissimi. Tanti anni fa in Cina, ad esempio in ristoranti, usavano tanti pacchette fatte di legno. Infatti non è una cosa bella perché tagliavano tanti alberi per fare le pacchette. Quindi negli anni recenti, diciamo che da 15 anni, 20 anni, la gente ha imparato di fare le pacchette con bambù invece del legno. Perché bambù cresce velocemente e facilmente. Adesso facciamo il piatto, il riso cantonese. E i bambini sono bravissimi, mi stanno aiutando di tagliare il prosciutto a cubetti. E poi questo Giacomo mi sta aiutando di tritare la cipolla. Anche Carlotta. Marina mi sta aiutando di buttare dentro i piselli e il prosciutto che abbiamo preparato prima. Continuo a miscolare per fare tutti gli ingredienti. L'ultima cosa è di mettere le uova dentro. Ok, butta tutto dentro. Bravissimi! Dimmi un po'. Io direi okay. quasi fra... Bravo! Per tutti, soprattutto i bambini, sono bravissimi, mi hanno dato una mano, guarda. Adesso faccio i bambini assaggiare il riso e poi sentiamo che cosa ci diranno. Ok? Funzionato? Caldo? Dolce e un po' agrodolce anche. Buonissimo. È buono. È molto dolce. Non so cosa dire. È molto buono. È molto buono. È buonissimo. È un po' agrodolce. È molto buono. E l'avevo già assaggiato dall'insalata di riso. Sapevo già com'era il suo sapore.
Ma questo qui è ovviamente più buono perché l'abbiamo fatto noi. Oh, è veramente molto buono. E penso che i ragazzi oggi siano più vicini ancora ai piatti che noi proponiamo come Comune di Parma, per avvicinare tutte le varie culture. Per il piatto pollo all'ananas ci vuole gli ingredienti, soprattutto petto di pollo, poi la farina e l'ananas e un pochino di burro, più o meno 200 grammi, e poi sale. Sì. E poi un pochino di salsa di soia. E la salsa di soia è in ricetta per il piatto, il pollo all'ananas. Però non lo usiamo per le mense in scuola, perché non va bene per i bambini sotto 14 anni. Allora adesso i bambini sono molto entusiastici di tagliare ananas e affettare il petto di pollo. Sacchetto da freezer i bocconcini del pollo che hanno tagliato i bambini, poi dopo raggiungo la farina dentro, poi devo chiudere il sacchetto per aggirarlo con forza in modo di avere il pollo infarinato. Metto 20 grammi di burro nella padella per farlo sciogliere. Così butto il pollo dentro. Adesso aggiungiamo un cucchiaio o due cucchiai di succo dell'ananas. Ecco, adesso la metto un pizzico di sale. Bravo! Chi vuole? Adesso poi mettiamo, raggiungiamo la fetta di soia. Un cucchiaio, bravo! Ecco, bravo! La salsa non addensata, non sarà addensata. Adesso i bambini mi aiutano a raggiungere l'ananas alla padella. Bravo! La bambina che mi aiuta a mescolare il pollo e l'ananas per miscelare bene tutti e due. Ok, adesso assaggiamo il piatto che abbiamo fatto insieme. Bacchette. Fai un bel uomo. Ha un sapore un po' più dolce. Cioè, poi si sente che è fatto dai bambini e non da un ristorante. È buono e ha un sapore diverso dal solito, perché noi il pollo di solito l'abbiniamo con il sale, con il salato, invece questa col dolce. È molto dolce, buono e non l'avevo mai assaggiato neanch'io. È molto buono e è dolce. È buonissimo. Non l'avevo mai assaggiato e vorrei che vorrei mangiarlo di nuovo. È buono, un po' aspretto. C'è una parola per descrivere questo piatto. Buonissimo. No, non ce la faccio. È buono e non l'avevo mai assaggiato. Sì.
siete stati molto, molto bravi. Bravi. Delizioso, come si dice. Molto diverso da quello che mangiamo noi di solito. Voglio fare un ringraziamento particolare. Prendi uno anche e un applauso. Facciamo tutti un applauso, famiglia. Grazie. Vi è piaciuto il menù cinese? Sì! Vi è piaciuto il menù cinese? Sì! Voi siete stati molto molto bravi, quindi vi ringrazio io anche. In cinese però si dice xie xie. Xie xie. Bravi! Un applauso.